Ciao a tutti, sono Michele. Il più bel viaggio che ho fatto fino adesso, forse anche perché è più fresco. Sicuramente in Francia. In Spagna, da Valencia. Siamo fatti Parigi e Marsiglia. È stato proprio quello che volevo fare. Conosci gente. Soprattutto rilassarmi. Non tanto dal punto di vista fisico, quanto dal punto di vista mentale. Mi sono completamente calato nella realtà lì. Il mio più bel viaggio credo che sia stato a Favignana, in una delle Egadi. In Croazia. Un viaggio in macchina molto, molto all'avventura, diciamo. Il mio più bel viaggio è in Salento la scorsa estate. Sì, credo sia stato sostenibile perché per andare da Trapani a lì abbiamo preso il traghetto e poi da lì abbiamo affittato delle biciclette. Sì, molto sostenibile. È stato bellissimo perché comunque ho girato città che non avrei goduto se non fossi andata in macchina o comunque con la libertà di muovermi. Io avevo degli appoggi da mia cugina che stava lì a studiare, quindi eravamo nella città universitaria. È stato sostenibile perché i mezzi pubblici erano ottimi. Gente favolosa, molto ospitale. Ed è stato sostenibile il viaggio perché a Valencia è stato bonificato il fiume che c'era, quindi c'è stato costruito un parco lungo tutto il letto di questo fiume. Stare in questo parco al centro della città, molto molto bello, mi è piaciuto veramente tanto. La mia Itaca è la Spagna, che ci andrò in Erasmus e quindi penso che sarà il posto dove vorrò stare. La mia Itaca non saprei, comunque sicuramente un'isola, perché sei tu, l'isola, il mare e basta. La mia Itaca è il sud, perché vabbè sono meridionale, perché ogni volta ritrovo la mia infanzia, i posti selvaggi, incontaminati, che fortunatamente restano ancora tali. La mia Itaca è nei paesi asiatici. Io Sud America. Thailandia. Magari Brasile o uno di quei posti. Anche l'India mi incuriosisce molto. Sole, mare, poi bella gente.